Allora, sono qui con Stefano Popolo, per forza di cose nato nel mondo dello sport, in particolare del pugilato da box, figlio del grande Sandro Popolo, campione di box. Cosa si prova ad essere figlio di Sandro? Sì, essere figlio di un grande campione si provano le più diverse emozioni. Io sto attualmente a questa età cercando di portare quello che mio padre ha seminato per anni, portarlo a frutto, e anche se anche nel mio caso non è stato facile, perché il mondo della boxe è un mondo un po' particolare che pensa che tutto sia concentrato nel sangue e nel sudore. Allora il mio sforzo è di far pensare agli sportivi, agli addetti ai lavori, che ci vuole anche la mente arriva prima del corpo, per cui se tu hai una mente vincente, il corpo sicuramente poi ti segue. Non è un lavoro facile, però ci sto pian piano, diciamo, riuscendo. Lavoro con la federazione pugilistica, lavoro con pugili professionisti, ultimamente ho lavorato con Branco, che ha vinto 3 volte il titolo europeo, ho lavorato adesso con Moscatiello, che ha vinto il campionato italiano proprio ieri, quindi diciamo sto raccogliendo delle belle soddisfazioni, in questo senso. Senti, hai lì in mano un libro, lo puoi mostrare alla telecamera, un po' più in alto, giusto? Di cosa parla? Mi sembra, allora intanto il titolo è Il nemico tra le tue orecchie. Esattamente. Sì, Il nemico tra le tue orecchie è un titolo voluto proprio per questo libro che avevo già pensato da tempo, perché ho scoperto che oltre allo sport, ma anche nella vita di tutti i giorni, si pensa sempre che il nemico sia al di fuori di noi. Quindi le circostanze, a volte le scuse più o meno plausibili, sono proprio quelle che affrontiamo perché siano fuori di noi, quindi non ce la posso fare perché sono nato in quell'ambiente, oppure non sono abbastanza istruito, non ho abbastanza soldi, cioè non vado d'accordo con mia moglie, con mio marito perché lei è così, così, così. Ma io, dopo un'attenta diciamo analisi, faccio vedere che mentre noi cerchiamo di cambiare sempre quello che è fuori di noi, quindi la nostra vicina di casa, il nostro datore di lavoro, la nostra palestra, il nostro allenatore, probabilmente l'unica cosa che abbiamo il potere, la possibilità di cambiare sono i nostri pensieri, che a volte anziché lavorare a nostro pro, lavorano a nostro sfavore. Per cui il nemico, io mi auguro che con la lettura poi del libro diventi un amico. Come si applicano queste teorie, immagino che siano tue teorie, sì, nel mondo dello sport? Diciamo che nel mondo dello sport ci sono diverse tecniche. Questo libro, che è più che un libro, è un manuale dove ci sono dei passaggi dove l'atleta, ma anche la persona comune, perché io questo libro lo voglio dedicare dalla casalinga all'idraulico, all'ingegnere, a livello top nello sport, ci sono delle tabelle, per cui il tuo sogno, quello che dico io, è bello da sognare, è un po' più difficile realizzarlo. Allora io do dal primo capitolo, che è la formazione degli obiettivi, dico qual è il tuo obiettivo, vuoi diventare campione italiano, campione del mondo, va bene, è un buon proposito, però devi lavorarci, quindi cosa vuol dire? Devi stare un'ora di più in palestra, devi allenarti con la velocità, devi allenarti con altre cose, per cui ci vuole il tuo impegno. Quello che ho riscontrato nei tecnici, specialmente della federazione eccetera, che si lamentano dello scarso rendimento dei loro atleti, ma perché pongono i loro obiettivi sugli atleti, e se non coincidono i miei obiettivi l'atleta non si trova chiaramente coinvolto. Allora io faccio mettere l'obiettivo all'atleta, e però faccio mettere anche il suo impegno, perché se non raggiunge l'obiettivo, allora il fallimento non è mio, ma è dell'atleta, e si scopre anche il motivo, se è venuto meno il tuo impegno. Questa è una delle basi. Ringraziamo Stefano Popolo e il suo libro, ricordiamo il titolo, Il nemico tra le tue orecchie. Grazie, grazie, grazie a voi. Molto su sportmall.it. Grazie.